Riccardo Menini, sindaco di Angolo Terme, ricandidato per le elezioni del 2014. In questi anni abbiamo avuto una grande passione per il nostro territorio. Mi sono ricandidato perché ho trovato degli amici che mi hanno spinto ancora per continuare in questo progetto. Abbiamo allargato a dei nuovi ragazzi, dei nuovi soggetti che credono nel loro territorio e sono presenti sul loro territorio e hanno passione. Quindi una nuova generazione che si avvicina alla politica, con la mia esperienza credo che riusciremo a portare avanti quello che abbiamo scritto anche sul nostro programma elettorale. Noi in questi anni abbiamo cambiato la fisionomia culturale, la fisionomia urbanistica, ma soprattutto abbiamo portato il comune di Angolo all'esterno di quello che è la nostra piccola valletta. Come sapete, noi siamo in fondo alla Val di Scava, sull'intersezione con la Valle Camonica. Quindi una politica attiva sul territorio con la creazione di grandi infrastrutture, penso alla zona artigianale, una nuova area che ha dato lavoro a tutti i nostri artigiani, penso alla ristrutturazione dell'ostello, penso alla viabilità all'interno di via Regina Elena che ha gestito la viabilità, penso poi agli interventi sul sociale, all'attenzione naturalmente alla pensione più bisognosa, penso ai voucher, questa opportunità che è stata data a tutti i cassintegrati e disoccupati, del quale noi abbiamo sposato in pieno questi dettami sia regionali che provinciali e abbiamo fatto operare tante persone. Ultimamente abbiamo scritto questo nostro programma sul quale vogliamo rilanciare la struttura termale o lavorare in collaborazione con chi oggi è entrato a gestire in maniera importante le terme, ma rilanciare anche il prodotto Angolo Terme sotto la qualità dei formaggi, sotto la qualità degli oli, sotto la qualità dei vini. Quindi un programma sicuramente fatto di infrastrutture forti, delle pedonalizzazioni, abbiamo poi la costruzione di parcheggi vicino ai vari centri storici che ne abbiamo tanto bisogno, ma naturalmente il nostro lavoro non si fermerà qua, innanzitutto un'attenzione ai cittadini, innanzitutto una presenza quotidiana ed è solo con questo che abbiamo ottenuto i grandi risultati. Quindi una lista numero uno affiancata ai cittadini che col vostro supporto e col vostro voto permetterà a Angolo Terme di riconquistare quello che avevamo, una tranquillità sicuramente economica ma un maggior flusso turistico.